Ciao bimbi, benvenuti nel nostro spazio 10 minuti al libro aperto. La lettura del libro che vi propongo oggi è una lettura molto delicata e anche molto molto ricca di significato. Iniziamo allora, l'albero dei ricordi. C'era una volta una volpe che viveva nel bosco insieme a tutti gli altri animali. La volpe aveva avuto una vita lunga e felice, ma ormai era molto stanca. Piano piano raggiunse il suo posto preferito nella radura. Diede un ultimo sguardo all'amato bosco e si sdraiò a terra. La volpe chiuse gli occhi, tirò un lungo sospiro e si addormentò per sempre. Intorno a volpe tutto era immobile e tranquillo. Con delicatezza la neve incominciò a cadere e la ricoprì d'una soffice coltre. Dalla cima del suo albero, Gufo aveva osservato volpe. Volò a terra e si posò accanto a lei. Gufo si sentiva molto triste. Conosceva Volpe da tanto tempo, ma sapeva che ormai, per la sua amica, era arrivato il momento di partire. Gli amici di Volpe cominciarono ad arrivare nella radura alla spicciolata. Per primi vennero Scoiattolo e Faina, poi Orsa, Cervo e Uccello. E alla fine Coniglio e Sorcio giunsero insieme ad altri, le si sedettero tutti attorno. Ciascuno di loro aveva voluto molto bene a Volpe, e lei era stata gentile e affettuosa con tutti. Nessuno riusciva a immaginare la vita nel bosco senza di lei. Gli animali rimasero seduti a lungo in silenzio. Gufo fu il primo a prendere la parola. Con un sorriso pieno di affetto disse: "Mi ricordo di quando io e Volpe eravamo molto giovani. Ognuno facevamo in autunno a gara per vedere chi riusciva ad acchiappare al volo le foglie morte. Anche gli altri animali ricordavano la scena e sorrisero." Sorcio mormorò: "Io ricordo che a Volpe piacevano tanto i tramonti. Si sedeva sempre a guardarli esattamente in questo punto." Anche gli altri ricordarono. Molti di loro erano stati seduti al suo fianco a osservare il sole che calava. Era un ricordo piacevole e un calore si diffuse nei loro cuori mesti. Orsa ricordò che Volpe, una primavera, si era presa cura dei suoi cuccioli. Coniglio sorrise nel raccontare di quando aveva giocato ad acchiapparella con Volpe in mezzo all'erba alta. Scoiattolo disse che Volpe l'aveva aiutato a tirar fuori le ghiande nascoste sotto la neve l'inverno precedente. Uno alla volta, gli animali rievocarono i loro aneddoti, preferiti su di lei. Il calore e la gentilezza di Volpe avevano toccato la vita di tutti gli animali nel bosco e ora quel ricordo li fece sorridere. Mentre gli animali parlavano tra di loro, una piantina arancione cominciò a spuntare dalla neve che si era accumulata proprio dove giaceva Volpe. All'inizio era piccola e delicata, quasi non si notava, ma poi la pianta crebbe, si irrobustì e diventò sempre più bella man mano che le storie venivano raccontate. Gli animali parlarono di volpe tutta la notte e al mattino la piantina era ormai diventata un alberello. Gli animali lo videro.
e si resero conto che la volpe faceva ancora parte di loro. Nel corso dei giorni, delle settimane e dei mesi che seguirono, gli animali ricordarono molte storie su volpe. Il peso nei loro cuori si alleggerì. Più ripensavano a lei, più l'albero cresceva e si faceva bello, finché diventò l'albero più alto del bosco, un albero fatto di ricordi e pieno d'amore. L'albero di volpe era ormai abbastanza grande e robusto da offrire riparo a tutti gli animali. Fremeva di vita. Gli uccelli costruirono i nidi tra le foglie e Gufo allevò i suoi nipotini su quei rami. Scoiattolo ricavò una comoda tana nel tronco e Orsa, Cervo e Coniglio dormivano alla sua ombra. L'albero dava forza a tutti quelli che avevano amato volpe. E così Volpe continuò a vivere nei loro cuori per sempre. Allora, bimbi, questa storia a me piace molto perché è molto delicata, come ho detto prima, e ci insegna che chi vogliamo bene e poi non c'è più, rimane per sempre nel nostro cuore. Vi do appuntamento a domani, sempre nel nostro spazio 10 minuti al libro aperto e con un'altra storia così bella. Un bacio e a domani.